Tenore che cantò con la Callas, con la Tebaldi, che era Renato Cioni, Cristina Cioni quindi alla voce, Andy Bertolucci alla batteria, Bruno Previtali alla chitarra, Alessandro Tomei al sax flauto. Io ve li devo presentare, è un grande ritorno, ci sono un sacco di ritorni questa sera ed è un piacere poterli ripresentare, la nuova raccomandata di ricevuta di ritorno. Un applauso anche per loro. Yeah.
Questo era il cambiamento da Pittore Volante.
proprio l'uomo mannaro, l'uomo mannaro. Perché no, ma subito andiamo, gli ha raccomandato che ha ricevuto il ritorno. Un solo album, vero? Un solo album. Perché? Perché la casa discografica ha deciso di mandarci a Sanremo e noi eravamo divisi all'interno del gruppo tra chi voleva andare, perché era un'onta andare a Sanremo, e chi non voleva andare. Io non volevo andare, ci fu una guerra furibonda e ci sciogliamo. Ah, così, su Sanremo? Madonna. A Sanremo quindi ha fatto dei danni in tutti i sensi. E non vi siete mai più rimessi insieme a quel punto? Tu che hai fatto tutto questo tempo? Tutto questo tempo mi sono rinchiuso all'Isola d'Elba, ho cominciato a studiare pittura, sono andato per un anno a scuola da un frate qui a Roma e poi sono diventato un pittore. Sì, perché io, insomma, abbiamo degli amici comuni che mi hanno detto domani vai a presentare, e sappi che lui è un grande pittore, davvero lo sai? Beh, grande pittore lo devono dire gli altri, comunque ho avuto parecchie cose da fare in questi 40 anni. Va bene, e questa nuova RRR che futuro ha dal tuo punto di vista? Che cosa vuole, qual è il punto d'arrivo? Cosa volete fare? Qual è l'obiettivo? Ma l'obiettivo già è arrivato, perché io dopo 38 anni mi sono divertito a rifare questo gruppo e... La voce c'è ancora? Sì, abbastanza. E quindi niente, faremo i festival, perché nei locali è difficile andare, ma i festival sì. Molte grazie allora, aspetteremo appena.